26 settembre 2024, se vi ricordate anni fa feci quel video dove spiegavo che la strada da Brognaturo a Elce della Vecchia era un colabrodo, perché qua le macchine lasciavano i radiatori, le ruote, faceva veramente schifo. Oggi ci troviamo con un'impresa appaltatrice, un'impresa di Napoli che fra un po' intervisteremo, vedete hanno già tutti i loro mezzi, stanno asfaltando la strada, vedete qua, quindi uno per andare alla Nivera da Sinvarie impiegherà 10 minuti, quindi se volete andare a Cedella Vecchia, alla Nivera, a prendere acqua, impiegherete 10 minuti. Io oggi ho impiegato 7 minuti ad arrivare qua, a metà strada, dalla provincia di Vibo e di Catanzaro. Quindi sarà un bel vedere, sarà bella da percorrere. In alcuni pezzi, in alcuni tratti faranno, attopperanno, metteranno alcuni pezzi, in altre parti invece l'asfalteranno del tutto. Vedete, qua c'è ancora la terra, per terra, vedete che abbraccia ancora il vecchio manto stradale ormai rovinato, perché qua è una strada ad alta percorribilità di camion che trasportano legname. Una zona stupenda da vedere, quindi attraverso la strada nuova asfaltata la maggior parte della gente potrà riscoprire non solo il lago della Lacina, dove ci si fermava una volta perché in inverno qua veramente era un casino, ma potrà riscoprire e conoscere meglio Elce della Vecchia, la Nivera, tutta la zona di Guardavalle Superiore, ma soprattutto questi meravigliosi boschi. Che tra l'altro poi io voglio salutare, c'è l'impresa Ierace che è Elce della Vecchia, un sacco di operai che lavorano lì e quindi potranno davvero risollevare il loro umore, perché faranno un altro tipo di strada, magari si potranno alzare anche più tardi da casa per arrivare in 10-15 minuti anche nelle peggiori previsioni al lavoro, alla fabbrica dei Ierace, che salutiamo. Salutiamo anche l'azienda Procopio Legnami di Angelo Procopio e Giuseppe Santo Procopio, loro operano in queste zone, quindi anche per loro sarà davvero facile poter in qualche modo continuare a operare nel loro settore, perché lo sapete meglio di me che quando si passa con i camion di un certo peso, di una certa stazza, dopo anni e anni, se non si viene in qualche modo fatta la manutenzione, il manto stradale giustamente perde di qualità. C'è un odore orribile, c'è una BB 630 della Vitelli, vedete, questa in qualche modo aiuta a sistemare il manto stradale insieme all'altra che in qualche modo lo modella, lo livella e lo rende più praticabile. Guardate col calore, adesso non so se siano 150 o 200 gradi o forse di più, il catrame, vedete, viene in qualche modo ammorbidito. Io non credo che il mio video sia stato in qualche modo particolare o che abbia sollevato il problema, perché qua non sono solo i video di GJ a gridare o dare in qualche modo una mano alle persone di questi luoghi, però secondo me anche la provincia di Vibo che in qualche modo ha voluto contribuire, perché se vi ricordate anni fa c'erano i cartelli stradali dove ti dicevano di andare piano, quindi cunette, dossi, adesso avevano speso un sacco di soldi per fare questi lavori qua, mettendo una segnaletica che non serviva, era meglio asfaltare. Sì, certo, asfaltare costa di più, ma è tutta un'altra storia. Come vedete il catrame cade all'interno di questo mezzo, che poi lo passa e poi il mezzo dietro poi vedete lo rumora. La pala cercano di sbloccarlo, perché vedete poi man mano che si tocca in qualche modo si libera del tutto, quasi incollato diciamo, per quanto è caldo. Vi ricordo che il territorio dove siamo è tra Vibo e Catanzaro, ovviamente ancora qui siamo a Vibo. Poi più avanti vedremo il cartello benvenuti al Elce della Vecchia, fine della provincia di Vibo, e si entrerà in quella di Catanzaro. E lì è tutto diverso, non ci sono buche, non ci sono cartelli che prendono in giro le persone. Insomma, la provincia di Catanzaro ha sempre avuto più soldi ed era meglio, secondo me, un'idea personale, rimanere con Catanzaro, non avere Crotone, avere solo Reggio
Catanzaro e Cosenza. Certo, la Calabria è grande, pensate che la Calabria ha 750 km di perimetro, è la regione con il perimetro più grande d'Italia, abbiamo mare ovunque, però alla fine, anche se è una regione grande a livello di territorio, abbiamo 2 milioni di abitanti quanto Milano, quindi alla fine ci sono tanti boschi, ci sono tante aree rurali abbandonate, ma soprattutto selvatiche, selvatiche stupende come questa, una zona di faggi, una zona ad alta densità di fauna selvatica, cervi, cinghiali, lupi, gatti selvatici, ma anche in questo periodo a livello di funghi. Ci troviamo a un'altezza di 1100 metri, in questo momento del 26 settembre 2024 sono le 8:30, ci sono 12 gradi, la sera scende anche un pelino meno perché siamo in montagna. Vedete, con le pale cercano di rattoppare magari zone più asimmetriche in modo da rendere un tappeto vero e proprio stradale fatto ad hoc. Questo è un rullo, vedete, che passa, omogenizza tutto, vedete, rende tutto omogeneo e perfetto, non solo all'auto che ci passerà, ma anche al visitatore che, guidando la propria auto, godrà di questo nuovo manto stradale. Buongiorno, il signor Emiddio. Una domanda velocissima, spieghiamo come è fatto il catrame? Tanto materiale dentro, bitume, sabbia, breccia. Senta, cadenza napoletana. Come si chiama la vostra impresa? Spieghiamolo, così vi pubblicizziamo. Baccari Costruzioni. Dove siete? Salerno. E via? Via Forino numero 11. Una pagina Facebook, un sito, per niente? Non lo so. Sentite, quanto impiegherete a spazzare tutto questo tratto? 2-3 giorni. Come mai in alcuni punti ho visto non blocchi unici ma pezzi? È stato la... come si chiama qua? Non mi viene a me. Vedete, la macchina, gli operai, tutti che collaborano, vedi? Sentite, ma è la prima volta che venite? Sì, la prima volta. Vi piace come montagna? Sì, bellissima. Stanno anche i funghi qua. Prego, prego. Vedete, da Napoli sono venuti. Come abbiamo detto prima, salutiamo Giuseppe Santo Procopio, Angelo Procopio, che sono ditte i numeri uno, e lo voglio dire perché in tutti i video della Cina io li sponsorizzo, i numeri uno del legname. Avete bisogno di pali, legna d'ardere, oppure dovete vendere boschi, loro hanno anche la sede a Brognaturo, e quindi noi li salutiamo perché sicuramente questo video vedrà magari tante visualizzazioni, ed è giusto che chi passerà da qua, da questa strada, ricorderà anche Procopio, che guardate, loro lasciano anche i boschi pulitissimi, non trovate un mozzicone di sigaretta, non trovate una birra, non trovate niente, perché loro quando tagliano i boschi lasciano tutto pulito, ma soprattutto vedete, se loro tagliano i boschi fanno anche pulizia sulle scarpate affinché gli alberi con le loro radici possano continuare a trattenere il terreno senza, evitando frane, quindi è giusto tagliare il bosco ma anche fare prevenzione all'interno. Continuiamo a vedere questo lavoro straordinario, finalmente GJ potrà venire alla Nivera a prendere acqua. Io ricordo che la Nivera si trova nel territorio di Catanzaro, c'è la vecchia, ci sono tre fontane e ho un'acqua meravigliosa, un'acqua diuretica, quindi anziché andare nei paesi, che prima uno evitava di venire qua perché distruggeva la macchina, specie in inverno, non sai quando c'è neve quanto sia profonda una buca, oggi grazie alla provincia di Vibo, grazie all'impresa, ma soprattutto grazie a tutti coloro che si sono impegnati nel segnalare questa situazione
che ha portato davvero disagio non solo ai boscaioli ma anche agli abitanti della Cella Vecchia. Oggi, grazie a tutti, finalmente si arriverà nei boschi qua sopra, dove siamo adesso, in meno di 10 minuti. Quindi venite a riscoprire Cella della Vecchia, che anche c'è un paese che ha poco da offrire perché è totalmente disabitato, ci abitano 4 famiglie, ma il contesto è veramente straordinario. Il contesto montano è veramente un qualcosa di bello da riscoprire, non solo per voi che amate la montagna, ma anche per i vostri figli o per chi per la prima volta dalla Marina o Ionica o Tirrenica, con la scusa di venire a Fugni, può arrivare tranquillamente con questa nuova strada sistemata anche a Simbario, a Serra San Bruno. Sarà un nuovo modo di riscoprire la montagna. Vedete, poi lateralmente hanno rialzato la parte dell'asfalto per, guardate, mantenere la cunetta, che poi quando piove che succede? A furia che i camion passano con la pioggia, magari l'asfalto potrebbe leggermente risollevarsi creando nuovamente buche. Vedete, invece qua hanno lasciato tutta la canaletta di scolo. Vedete, quando poi verrà asfaltata e finita, l'acqua piovana se ne andrà a valle, dove già c'è un torrente. Quindi vedete, un lavoro fatto per bene. Poi guardate, un curvone abbastanza pendente sulla destra, quindi vedete sul lato sinistro c'è tutta la parte dell'erba, lì non l'hanno fatta la canaletta, l'hanno fatta di qua, dove l'acqua, vedete, anche in questo momento va a cadere. Molta gente mi dice che sono, mi dicono: GJ, sei sempre sul pezzo. Sì, perché bisogna essere sempre attivi, operativi, per mantenere ordine nel territorio, per fare informazione, non è solo video interviste, bisogna anche fare questi tipi di video per spiegare che a volte la politica può fare tanto. Questo macchinario, man mano che il catrame entra nella vasca posteriore, vedete, esce anche da dietro. Guardate, questa è la tecnologia. All'interno, vedete, ci sono queste pale che girano, roteano e fanno sì che il catrame venga in qualche modo mandato fuori per poi essere plasmato. Guardate che bello, hanno fatto tanti quadrettoni perfetti. Questa è la macchina che rende questo primo tappeto così, con delle forme geometriche rettangolari. Quindi, come vi dicevo, il Cella della Vecchia non ha tanto da offrire, ma ci sono persone ospitali, quindi andate là, vi bevete l'acqua, andate a Fugni, vi trovate qualche castagna e magari conoscete qualcuno del luogo, perché io me ne sono innamorato di questi posti, soprattutto grazie ai Procopio, che saluto tutti, anche grazie agli altri abitanti di Cella della Vecchia, che ogni volta che sono venuto mi hanno sempre regalato un po' di loro, della loro coscienza, della loro moralità, del loro savoir-faire, del loro modo di fare, perché qua a Cella della Vecchia, anche se ci sono poche persone, sono davvero molto ospitali, quindi sono le persone che fanno la qualità e non la quantità di un paese. Ecco perché feci tempo fa un video, quando venne la C, la televisione la C, a intervistarmi. Non feci un video su Serra San Bruno, che conoscono tutti, feci un video su Cella della Vecchia, sulla Nivera, sui lupi, sul lago della Ricina, posti che attraverso il mio video spero che si valorizzino, posti un po' dimenticati, ma che sono alla fine il motore centrale di questo parco regionale delle Serre, perché se non ci fosse la lacina non esisterebbe nulla: acqua, natura, aria pura, ma soprattutto legname, uno dei principali mestieri di queste zone.
tratto abbastanza argilloso dove solitamente la strada in alcuni punti sprofonda di più, perché dove è argilloso, lo sapete meglio di me, andrebbe scavato e fatto una specie di vespaio idraulico dove far sì che l'acqua non si accumuli in un determinato punto, un po' come è successo in altre strade del territorio, che la strada sprofondava, la continuavano ad asfaltare ma il problema non veniva mai risolto. Poi scoprirono che determinati tecnici, che andava in qualche modo rafforzato il manto al di sotto e poi poteva essere fatto un tappetino eventuale. Come vedete, pubblicizziamo anche l'impresa di costruzioni di Domenico De Giorgio Cogge. Sono veramente forti, io li ho conosciuti poc'anzi, diciamo circa un 15 giorni fa mi trovavo a Cardinale e quindi ho avuto il piacere di conoscere anche questa impresa di costruzioni. E questo, come potete vedere, è uno dei loro camion, vedete? C'è sempre il Cogge, impresa di costruzioni, guardate che bello, guardate che grande, ma soprattutto qui c'è la professionalità in tutti i giorni che si opera sul territorio. E ricordiamo che il catrame lo fornisce la ditta Mazzei S.P.A. di Lamezia. Come vedete, è bello fare i video, perché oggi attraverso i social, YouTube, la tecnologia, la gente comodamente dal divano può andare in internet e vedere quello che succede sul territorio, e non solo, possiamo anche pubblicizzare le varie ditte. E quindi oggi internet è veramente un'arma fantastica, un po' un'arma a doppio taglio, perché bisogna saperla usare. Se si usa bene, davvero tutto quello che verrà sarà un bel vedere, un bel sentire. Il lavoro nobilita l'uomo, questo pensiero oggi mi pervade. Un saluto a tutti da GIJ e dalle Serre Calabre, è tutto.